Come avrete intuito dal titolo, oggi non sarà una semplice analisi, o meglio, ne avremo due, in quanto non siamo riusciti a portarvi quella con il Venezia, ma volevamo parlare anche di quello che è successo nelle ultime ore di questa notizia, ancora da verificare, ma riportata, secondo la quale Andrea Pirlo sarebbe a rischio esonero in caso di sconfitta contro il Cittadella e, a parer mio, sarebbe una scelta davvero mostruosamente sbagliata. Ma andiamo con ordine. Un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano. Come al solito, prima di cominciare, pollice in su, commentate, iscrivetevi e fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Partiamo dalle partite, perché poi alla fine sono conseguenze di quello che parleremo riguardo il futuro di Pirlo. Sono state partite contro due squadre forti. Il Venezia è una squadra, secondo me, non al livello del Parma assolutamente, ma ha un giocatore che è Pociampaolo, che ha fatto delle cose straordinarie ed è un calciatore chiaramente sopra la media. È stata una partita che si è riuscita anche a tenere fino al gol, al doppio gol di Pociampaolo. Ma in realtà l'avevi anche pareggiata, no? Se non fosse stato per quell'intervento di Benedetti, per l'altro intervento di Ricci in area di rigore, che poi ha appunto scatenato il rigore poi realizzato da Pociampaolo. Quello che mi sembra di aver visto a Venezia è il riflesso di una squadra che deve ancora maturare molto. Nel senso, avessimo ancora quei sette titolari, secondo me non saremmo qui, ma penso siamo d'accordo tutti su questo. Ma bisogna migliorare e bisogna credere di più in se stessi, e parlo specialmente per lo stesso Ricci, per quei giocatori che hanno trovato poco spazio fino ad adesso. Nell'analisi di oggi non andiamo a vedere nel dettaglio i giocatori, voglio fare, o quantomeno provare a fare un'analisi generale. Perché la partita di Venezia è stata sicuramente condizionata dagli errori dei singoli, ma poi è emersa la forza di un gruppo mostruosa. Perché andare a pareggiare con un uomo in meno a Venezia è un qualcosa di straordinario. E vi dirò di più, non mi è neanche dispiaciuto il secondo tempo. Deve avere però la maturità di capire, arrivato al 3-3, che non puoi andare oltre. Nel senso, sei riuscito a fare un punto? È un qualcosa di formidabile, prova a chiuderti, perché il Venezia è poi andato al rimbaggio, ha colpito dapprima un palo e poi ha trovato i due gol del definitivo 5-3. In linea di massima non mi sono reputato molto deluso di questa sconfitta, così come non sono totalmente deluso della sconfitta con il Parma. Mi spiego meglio. È una sconfitta maturata in maniera abbastanza simile a quella del Venezia, nel senso che te la sei andata a rovinare con un rigore, ma qui le responsabilità non sono tue, almeno sul rigore, perché il rigore di ieri, fratelli, per me sì, non me ne vogliate, ma non è mai rigore, non è mai rigore, ed è l'ennesimo episodio, ma ne parleremo in live, ed è l'ennesimo episodio in cui vedi un qualcosa di abominevole contro la Sampdoria, ma passiamo oltre. Dopo il gol arriva il raddoppio, sinonimo di una squadra tranciata in due dal gol del 1-0. E la cosa che mi fa molto, molto, molto arrabbiare è il movimento di Stojanovic. Andate a farci caso. Il giocatore del Parma, non mi ricordo che ha segnato gol del 2-0, non voglio ricordarmi, non voglio neanche rivedermi la partita, l'ho già vista bene ieri. Stojanovic si fa recuperare, penso, una ventina di metri dall'attaccante del Parma. Azione bellissima, eh? Bellissima, ragazzi. Il Parma ha una rosa da metà barra bassa Serie A, per cui ci sta a perdere contro il Parma senza sette titolari. Questo è il discorso che andremo ad approfondire anche dopo. Però usiamo un attimino la testa, perché nel primo tempo sei anche andato davanti qualche volta, hai bussato alla porta del Parma, sei riuscito a creare qualche piccolo problemino alla difesa degli ospiti. Poi è chiaro, nel secondo tempo
da loro entrano giocatori del calibro di Beledischak e da noi è entrato un Alvarez ancora spaesato, è entrato l'unica nota positiva, penso, di ieri insieme al sacrosanto Yepes e a De Paoli che ha fatto di nuovo, penso, un centinaio di chilometri. Sto parlando ovviamente di Samuel Tandà. Ragazzi, questo ragazzo deve giocare. Non mi interessa discorso equilibri, spogliatoio, eccetera. Un ragazzo se merita di giocare deve giocare. Per cui io non vedo perché Samuel Tandà non possa giocare titolare già dalla partita contro il Cittadella. È entrato, non ha sbagliato un pallone, è riuscito a creare pericoli, per cui diamogli tempo, non mettiamogli pressione, ma secondo me è un giocatore che ha già fatto vedere evidenti qualità. E arriviamo al discorso Pirlo, perché voglio archiviare un attimino queste due partite, ma inevitabilmente tornano nel discorso Pirlo. Andrea Pirlo deve crescere in termini di allenatore. Sono assolutamente d'accordo. Penso alla lettura della partita in corso, penso all'attenzione che manca ancora a questa squadra di 90 minuti, penso ai cambi gestiti male, però da qui a dire che la responsabilità di questa Sampdoria, che ne ha perse tante, nelle ultime 4 ha fatto un punto, la colpa di Pirlo. No. Noi ci siamo proprio. Andrea Pirlo, con tutte, e dico tutte, queste cose da sistemare, chiamiamoli difetti, con tutti questi difetti è riuscito a mettere un gruppo di 20 e più persone che credono in lui. È una squadra che crede nel proprio allenatore. Qualora tu andassi ad esonerarlo, faresti l'errore più grande dell'universo. Andrea Pirlo deve sicuramente migliorare, però De Paoli che fa gol e lo va ad abbracciare, la partita contro Catanzaro persa il gol, vanno tutti ad abbracciarlo, non so se vi ricordate con quanta gioia arrivava nel post partita anche dopo le vittorie. Per me questo è sinonimo di un gruppo sano. La Sampdoria, come rosa, si può giocare ai playoff, è un momento difficile. È un momento molto difficile dove ci sono sette titolari che si sono fatti male. Di questi sette titolari, penso che Borini, Pedrola Esposito su tutti, ma lo stesso Borini, Casami e non vado avanti, Vieira, non vado avanti, basta. Sono giocatori che giocherebbero in qualsiasi squadra di Serie B, anzi, forse anche in qualche di A. Per cui è un momento così, però attenzione a non sminuire il lavoro di un allenatore come Andrea Pirlo, perché ci vuole rispetto in alcune cose e io esigo rispetto per un allenatore che ha messo passione e sta mettendo anche lavoro. Esigo sicuramente una difesa un po' più sul pezzo, esigo una squadra più veloce in termini di giro palla o comunque. Mi aspetto sicuramente un miglioramento in termini tattici, anche nella circolazione. Ma, e dico ma, Andrea Pirlo non deve essere messo in mezzo in termini di passione e gruppo. Questa è la mia opinione. Fateci sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre Forza Samp.